Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, come sempre, non posso non ringraziarvi per le tantissime visual che mi avete regalato anche nel video di questa mattina. Ovviamente i ringraziamenti vanno al Fabione che come sempre ci trova dei leak incredibili come quelli che stiamo per andare a vedere. Se voi vi ricordate, ragazzi, quello che vi ho detto questa mattina, abbiamo appunto visto una delle possibili nuove armi. E come vi dicevo, ragazzi, il team di Fortnite, quando decide di inserire una nuova arma nel gioco, ovviamente prima di portarla nel gameplay vero e proprio, magari fa delle comparazioni con altri modelli di armi che può aver sviluppato. È proprio il caso, ragazzi, dell'arma che tra pochi secondi andremo a vedere insieme. Vi dico, ragazzi, che il Fabione ha trovato, oltre all'immagine dell'arma, che quindi potresti dire è un altro leak come quello che mi ha portato, no, c'è molto di più, ragazzi. Sono stati recuperati anche i file audio dell'arma quando spara. Quindi, ragazzi, non vi anticipo niente, la vedrete tra poco. Mi raccomando, poi andremo a vedere invece delle figate relative al compleanno di Fortnite. Pronti? 3, 2, 1. Asbambi bambi, guardalo qua, prot! E voi dite: Xyuder, ma questa immagine io l'avevo già vista! Diranno quelli che non l'hanno mai, che l'hanno già vista. Sì, lo so, ma questa, ragazzi, sembra essere l'arma in competizione con la mitraglia che abbiamo visto questa mattina. Vi dico, ragazzi, che è quella in competizione perché nel gioco sono stati recuperati i file audio di quella che è ovviamente un P90, ragazzi. Lo conosciamo benissimo, lo conoscono tutti i giocatori di TDS o FPS, Third Person Shooting, First Person Shooting, Person Shooting. Ragazzi, che cos'è il P90? Il P90 è una delle mitraglie, uno degli AR più veloci in assoluto con la sua velocità di fuoco. Lo ricordo benissimo in Battlefield, è un'arma che si utilizza a corto raggio, quindi non fa veramente quasi nulla a media distanza. Poi ovviamente dovremo vedere come deciderà il team di Epic Games di bilanciarla per il game. Però, ragazzi, se è vero che hanno messo una mitraglia mega veloce, che è la nuova mitraglietta, beh, la sua controparte mega veloce per quello che riguarda gli AR non poteva che essere il Ola P90, ragazzi. Anche il Rainbow Six, ci dicono dalla chat, che era disponibile ovviamente anche in Call of Duty, perché è un'arma che esiste veramente e c'è in realtà. Come vi dicevo, ragazzi, non ci limitiamo solo a vedere il P90 in questo video, ma ci avanziamo anche per sentirne l'audio. Quindi, ragazzi, sentirete l'audio del suono in una stanza chiusa, a medio raggio e a lungo raggio, e se non ricordo male, la chiusura della clip audio sarà anche a colpo singolo. Buon ascolto! Un momento. E la ricarica. Veramente, veramente allucinante, ragazzi. Velocissimi i colpi che escono dalla canna di questa arma, ragazzi. Li avete sentiti con quale prepotenza? Si parla di una roba come tipo 50 colpi al secondo, cioè un tipo minigun, però col caricatore. Ecco, il P90, vedete, non ha l'estensione del caricatore, quindi potrebbe avere tranquillamente 30 colpi come un AR, magari gliene mettono addirittura 25. Staremo a vedere, ovviamente, ragazzi. Mi tengo, ragazzi, mi tengo perché adesso passiamo per
quello che riguarda invece il compleanno di Fortnite, ragazzi. Quello che sta per arrivare, noi lo abbiamo già visto nel mio video, arriverà un backpack, arriveranno dei punti esperienza extra, arriverà uno spray, un emote, ma ragazzi li abbiamo solo visti nello screen che ci ha regalato Fortnite. Ragazzi, andiamo a vederli nel gioco. Scadabin! Eccola qua, ragazzi, questa è una delle torte che probabilmente saranno inserite nel gioco e che servirà per fare la missione numero 3 delle sfide del compleanno. Ci chiedono di ballare davanti a 10 torte sparse per la mappa. Questo, ragazzi, è il modello 3D preso da un dataminer, dal mio Fabione Criminale, per quello che riguarda la torta. E non è mica finita, ragazzi, perché se questa è la torta, Ansakatai, guarda, cos'è il culo della tipa. Questo, ragazzi, è il backpack. Eccolo qua, ragazzi, l'avevamo già visto lì nella schermata, ma qua lo vediamo invece all'opera. Molto molto carino il backpack, che io mi auguro veramente che sia glassa, quella che sta colando dallo zaino della nostra signorina dai facili costumi. Però, come vedete, ragazzi, ha dei razzi che escono, no? Ha dei razzoni che escono dal backpack. E, come vedete, ragazzi, la decorazione non può che essere quella di un compleanno. Beh, ragazzi, direi che anche per questo video ne abbiamo veramente, veramente viste parecchie. Abbiamo sentito l'audio dell'arma, abbiamo visto i backpack, e quindi tocca a voi adesso, ragazzi, mi raccomando, supportare questo video con un bel like, un bel pollicione, mi raccomando, iscrivetevi al canale e, ragazzi, non perdete la live di questa sera, perché ci sarà un contest da 25 euro, ragazzi, 2800 V-Bucks, ma saprete meglio nel corso della giornata. Noi ci vediamo in live, ciao!